c'è qualcosa nel sistema in cui viviamo, in cui siamo sommersi, che non funziona e non è qualcosa di piccolo, perché si potrebbe risolvere. E adesso siamo stufi, siamo studenti stanchi, che non vogliamo più che ci sia questo sistema del cavolo. Viviamo in un paese dove le istituzioni maggiori fanno i tagli sulla scuola. Tagliare sull'istruzione, quando l'istruzione dei giovani è il futuro di un paese. La scuola avanza contro l'ignoranza! Una cosa che è successa qui, se ne sono andate via quasi 2000 anime. E questa cosa non è possibile, che in 50 anni, nemmeno mezzo secolo, dei ragazzi non sappiano di una tragedia che li ha colpiti nel profondo, che ha raso al suolo dei paesi. Fa paura come l'uomo messa anteponga gli interessi economici alla vita dell'uomo, alla vita dei suoi coetanei. Una scuola di qualità senza soldi non si fa! Tutte. Ovviamente abbiamo bisogno di tutti voi per farla passare, ma intanto ci sono le proposte degli studenti. Sono qui con Maria della Rete degli Studenti. Cosa ci puoi dire della manifestazione che avete organizzato oggi? È stata una manifestazione molto partecipata, soprattutto considerato che questa volta insisteva su tematiche a livello nazionale e non più locale. Quindi siamo molto contenti, anche perché comunque la tematica principale è il diritto allo studio, che include anche il costo dei trasporti, in quanto se io devo pagare 700 euro per andare a scuola, non è più un diritto lo studio, ma diventa un costo per la famiglia. Speriamo di avviare un dialogo proficuo con Comune e Provincia in modo da abbassare veramente il costo dei trasporti e dare risultati concreti a tutti gli studenti scesi a manifestare con noi. Per il diritto allo studio i temi da affrontare sarebbero tanti, ma vogliamo riassumerli tutti con una legge quadro nazionale che abbiamo iniziato a preparare insieme a studenti di tutta Italia e che ad esempio in Sicilia è già stata in parte presentata con una legge quadro regionale per cui stanno già raccogliendo le firme. Siamo molto contenti di questa cosa perché dimostra non solo che noi studenti abbiamo una voce e soprattutto ci accorgiamo dei nostri problemi, ma che sappiamo anche come risolverli e vogliamo risolverli.